per portare un caro saluto al maggiore Coccola che è stato questi anni con noi nella città di Albenga. Non possiamo negare che per noi è un momento triste, perché comunque era diventato un riferimento non solo per le brillanti operazioni eseguite, ma proprio per la sua presenza, per la sua partecipazione. E anche questo credo che sia importante, il partecipare agli eventi della città. Quanto è importante vedere le istituzioni, le forze dell'ordine a eventi fatti dal comune, ma anche dagli eventi fatti dalle tante associazioni che sono presenti nel nostro territorio, associazioni fondamentali, associazioni di volontariato. Cioè, cosa sarebbe Albenga se non ci fosse la Croce Bianca, se non ci fosse la Protezione Civile, ma se non ci fossero tutte quelle associazioni che quotidianamente si incontrano, si vedono, organizzano spettacoli, hanno voglia di affrontare positivamente la vita. Ecco, il fatto che negli eventi di Maggiore Coccola ci fosse sempre, compatibilmente chiaramente con i suoi impegni, credo che sia un qualcosa di significativo che vada veramente sottolineato, perché insomma Albenga si rivedeva in lui, si rivede in lui. E quindi insomma veramente un ringraziamento di cuore per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che avete fatto voi della Guardia di Finanza e continuerete a fare. E come ricordo ci siamo permessi di prendere un piccolo pensiero a nome di tutta l'amministrazione, ma posso dire a nome di tutti i sindaci che sono qua presenti, e se potesse avvicinarsi mi piacerebbe darglielo personalmente. Come le immagini del nostro magnifico battistero e delle torri, una piccola sua dedica, perché veramente poi questo po' di storia di Liguria e del nostro complesso, questi tomi che perché noi siamo convinti che dentro di lei ci sarà, speriamo, un bel ricordo della città di Albenga. E quindi è un saluto, ma speriamo di rivederla presto, perché lei è un amico della città e la vogliamo rivedere più presto.